Certo, ha ragione. Torneremo tra poco con Neil Donald Walsh e il suo libro Conversazioni con Dio. Non ne hai avuto ancora abbastanza? Non ne hai avuto ancora abbastanza? Che fai? Non rispondi. Tu hai fatto molte domande. Sei arrabbiato. E ora io ti chiedo se vuoi conoscere veramente le risposte alle domande che ti stai ponendo. O ti stai soltanto prendendo in giro? Sto impazzendo. So che cosa stai pensando. Io parlo con tutti, continuamente, con la voce di ciascuno di voi. La domanda è: chi mi ascolta? È stata gridata dalla più alta montagna. Nei luoghi più infimi si è udito il suo sussurro. Lungo i canali di tutte le esperienze umane è riecheggiata questa verità. La risposta è l'amore. Voi avete proiettato su di me il ruolo di padre e avete plasmato l'idea di un Dio che giudica, premia e punisce. Voi avete creato intorno all'amore una realtà basata sulla paura, e questa realtà basata sulla paura domina la vostra esperienza dell'amore. È questa che le dà l'impronta. È della paura che avete bisogno per essere, fare e avere ciò che è intrinsecamente giusto? Dovete essere minacciati per essere buoni? E che cosa significa essere buoni? Chi pronuncerà la parola definitiva su questo argomento? Vi do io la risposta. Siete voi a stabilire le vostre regole, siete voi a fissare le linee guida. L'amore è tutto ciò che esiste. Lo so, lo avete già sentito e anche letto chissà quante volte, ma quando affrontate difficoltà, preoccupazioni, dubbi o paure, voi preferite dimenticarlo. Ciò che dovreste fare invece è rispondere a questa semplice domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Vivete la vostra vita senza aspettative, senza il bisogno di risultati specifici. Questa è la libertà. Ricordate, voi siete costantemente nell'atto di creare voi stessi. In ogni momento voi decidete chi e che cosa siete. Lo decidete attraverso le scelte che fate in relazione alle persone e alle cose per cui provate passione. Sono un po' preoccupato per quello che penserà la gente quando dirò che ho una conversazione con te. La preoccupazione è l'attività di una mente che non comprende la sua relazione con me. Già. Ricordi la domanda: che cosa farebbe ora l'amore? Certamente. Rispondi a questa domanda, Neil, e io sarò lì, sempre e in qualsiasi modo. La sofferenza non ha niente a che fare con gli eventi, ma con la reazione che ciascuno ha verso di essi. Ciò che accade è solo ciò che accade, ma come noi lo percepiamo è un'altra questione. Io rivoglio solo la mia vita. Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Scusa? Scusa per cosa? Non posso avere tutto ciò che voglio. È vero? Cosa? Non puoi avere tutto ciò che vuoi. Non posso avere tutto ciò che voglio. Esatto. Ma questo non ha alcun senso. Sì che ne ha. La tua richiesta è una dichiarazione che ti manca qualcosa, e il dichiararlo produce quella precisa esperienza, il senso della mancanza nella tua realtà. Giusto. Quindi dovrei punirti perché hai fatto una scelta che io stesso ti ho messo di fronte. Questa è la domanda a cui devi rispondere prima di assegnarmi il ruolo di un Dio che condanna. Infinite volte mi hai implorato di mostrarmi, di spiegarmi, di rivelarmi. E ora lo sto facendo, in modo così chiaro che tu non possa fraintendere. Io sono qui. Sono proprio qui. Adesso. È il momento di ritirarti nel tuo spazio divino, ora più che mai. Questo ti porterà una grande pace dello spirito, e da uno spirito in pace fluiscono grandi idee. Idee che potrebbero essere la soluzione ai problemi più grandi che credi di avere.
Credi che per me questo sia un problema troppo grande da risolvere? Che uscire da questo marasma per me sia troppo difficile? Capisco che pensi che per te sia troppo difficile, nonostante tutti gli strumenti che ti ho fornito, ma credi veramente che sia troppo difficile anche per me? A volte mi porti all'esasperazione. Io penso che questo sia un bene. Credi di essere divertente? Secondo te chi ha inventato l'umorismo? Aci! Che Dio ti benedica. Ogni singola libera scelta che voi fate deriva da un pensiero d'amore o da un pensiero di paura. Non esistono altre scelte. E se dovessi dire una sola cosa riguardo a quello che stiamo cercando di capire questa sera, sarebbe esattamente questa. Quel sentimento dentro di voi, quell'amore dentro di voi, è Dio che si esprime attraverso di voi in quanto persone. Prego. Mi chiamo Daisy, il suo libro mi è piaciuto moltissimo. Grazie, Daisy. Io volevo dire che sento di aver capito finalmente che cosa significa risvegliarsi alla vita. Fa sentire bene, vero? È assolutamente incredibile. Ho la sensazione che mi sia stato affidato un segreto. Bene. E ora il segreto è svelato. Il problema però è che alcuni dei miei amici e persino dei miei familiari, se dico qualcosa di vagamente spirituale, mi fissano con uno sguardo incredulo. E lo conosco bene, perché è lo stesso che avevo io. E che ho avuto fino a un certo punto della mia vita. So esattamente che cosa si prova. Ma c'è una buona notizia. Tu non sei pazza. Bene. Oh, siamo pazzi entrambi. E in tal caso comunque saremmo in ottima compagnia. Eh già. Invece di preoccuparvi di quello che la gente pensa di voi, concentratevi su quello che voi pensate di voi stessi. È questo che conta. Per Dio non esiste separazione tra benessere economico e spiritualità. Le due cose in realtà possono coesistere. Non trovate strano che viviamo in una società che tende a svalutare le occupazioni più importanti? Potrebbe spiegarsi meglio? Noi non abbiamo problemi a dare a un allenatore di football 5 milioni di dollari a stagione o a un attore 10 milioni per un film, ma siamo convinti che chiunque abbia a che fare con la spiritualità debba vivere povero, celibe o in astinenza. Sì, è vero. E meglio ancora tutte e tre le cose, giusto? Beh, non so voi, ma io non mi ricordo di aver mai fatto un voto del genere. Ora provate a immaginare un mondo in cui il denaro viene dato a tutti quelli che ci dispensano i doni più grandi. Insegnanti, artisti, infermieri, pompieri, poliziotti, scrittori. E anche alle madri! Alle persone che ci tengono uniti. Non a quelle che ci dividono o che ci disgregano. Dovete immaginare un mondo così. E noi potremmo averlo perché siamo quelle persone. Noi siamo esattamente quelle persone che abbiamo sempre aspettato. Lo siamo. Lo siamo. Quindi, se ho capito bene, lei sostiene che tutti noi teniamo continuamente una conversazione con Dio, è giusto? Certamente. E mi potrebbe fare un esempio di quello che intende? Le è mai capitato di sollevare la cornetta per chiamare qualcuno e quella persona era già dall'altra parte? Oppure di guidare pensando che la sua vita non avesse alcun senso e la radio ha iniziato a trasmettere una canzone che sembrava scritta proprio per lei e improvvisamente tutto ha assunto una nuova prospettiva? O che qualcuno sia entrato nella sua vita per caso, lei si sarà chiesta perché fosse lì in quel momento e poi un giorno tutto ha acquistato un senso e lei si è domandata: ma come ho fatto a farne a meno? Certo, sono cose che capitano a tutti. Quello è Dio. Se è accaduto a lui, può accadere anche a voi. La mia domanda è: se Dio volesse farci arrivare un messaggio, intendo il suo messaggio più importante per tutti noi, e lei dovesse sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa scriverebbe? Lo ridurrei a 4 parole. Voi mi avete frainteso.
perché io sono sempre con te. Non ti abbandonerò. Non posso abbandonarti, perché sei la mia creatura e la mia creazione. Mia figlia e mio figlio, il mio scopo e il mio sé. Invocami perciò, ovunque e in qualunque momento ti troverai separato dalla pace che io sono. Io sarò lì.